E come se non bastasse, pure Napolitano si è reso conto che il PD non è più quello di una volta. Che ormai da senatore più anziano ha la precedenza sulle votazioni. Lì dovrebbe sedersi e fare l'arbitro imparziale. E invece sentite tempo fa cosa aveva detto. Libero aveva scritto: Napolitano dà il via alla legislatura e massacra il PD e Renzi. L'Italia vi ha condannato. L'autoesaltazione non ha convinto. Diciamo che con questa uscita Napolitano non si era tolto un sassolino dalla scarpa, ma l'intero Himalaya. E poi ha lanciato pure la scarpa, che è rotolata e ha colpito un Renzi a caso. E dire che Renzi lo ha creato lui. Lui lo ha creato e lui lo ha distrutto. Tutto bene, Napo, ma allora potevi distruggerlo prima? Perché ti sei accorto un po' troppo tardi che Renzi è un esaltato. Napolitano è uno che ci mette il cuore, che si appassiona. Mattarella invece no. Mattarella ha uno stile diverso. Ma dov'è sparito Mattarella? È da quando è salita al potere la Meloni che è sparito. E non è la prima volta. Pure quando aveva vinto il Movimento 5 Stelle con la Lega era sparito per un po' di tempo. E piuttosto di incontrare le persone che vincono le elezioni, incontra gli attori. Il secolo XIX aveva scritto David di Donatello, Mattarella incontra i candidati. Ma oltre a Napolitano e Mattarella c'è un terzo vecchio, lo smandibolato Berlusconi, che tempo fa aveva rotto con Salvini. Difatti da quando ha baruffato con Salvini, la Lega a Salvini ha dato il pieno potere. E il potere della Lega nel centrodestra si è dissolto. E dire che Berlusconi ce l'aveva messa tutta. Eppure dopo, pur di non volere, Salvini avrebbe accettato perfino Di Maio. Quotidiano.net aveva scritto: governa Lega Movimento 5 Stelle, ora Berlusconi apre a Di Maio, fottendosene di quello che ha detto per mesi, perché prima ancora Smandi diceva questa cosa. Huffpost aveva scritto: Berlusconi, Movimento 5 Stelle più pericolosi dei comunisti nel 94, oppure diceva Corriere della Sera: Berlusconi, per il governo meglio il PD dei 5 Stelle. Sembra che Berlusconi stenda la sua idea politica seduto su un calcio in culo. Tutte le volte che finisce il giro cambia idea. Ancora un po' di tempo e lo troviamo su un motorino insieme a Di Battista che gira l'Italia. Poi ogni tanto perde anche qualche colpo. Smandibola, si abbandona a Pisolini. Ormai è come Osimhen, è imparabile. Pensi che tiri da centrocampo, invece ti fa una finta e va a sedersi su una poltrona, ovviamente.